amici di Canale 5, buonasera. Tra poco vedremo un film davvero straordinario, Anima Mundi, firmato dal regista americano Geoffrey Reggio. La star, la protagonista di questo film è la biodiversità. Per spiegarci che cos'è, abbiamo con noi un presentatore eccezionale quanto il film, Piero Angela, maestro di divulgatori italiani e grande amico del WWF. Piero, tu che sai rendere chiaro qualunque concetto oscuro, che cos'è questa biodiversità di cui tanto si parla? Beh, diciamo che come la cultura ha bisogno di tante idee, la scienza di tante ricerche, la natura ha bisogno di tante specie diverse, che nel corso della storia della vita, grazie proprio a questa diversità, hanno potuto adattarsi e via via sopravvivere a tutte le crisi e trasferire come in una corsa staffetta la vita da una generazione all'altra. Ma c'è di più. Oggi gli scienziati cominciano a leggere il patrimonio genetico, a capire questo linguaggio finora oscuro, un po' come un linguaggio egizio, una scrittura che si comincia a decifrare. Quindi abbiamo un'immensa biblioteca di esseri viventi, ognuno dei quali porta un messaggio, ognuno rappresenta un libro, alle volte addirittura una piccola enciclopedia. Gli animali che vedrete nel corso di questo eccezionale filmato sono veramente riprese straordinarie, è portatore di una storia lunga 4 miliardi di anni. Distruggere i libri di questa biblioteca, non soltanto gli animali che vedrete, ma anche i vegetali, animali, insetti o piccolissimi, anche i batteri, ebbene vuol dire distruggere qualcosa prima ancora di averlo letto, di averlo capito. Quindi una perdita immensa per la nostra capacità di capire la vita e il mondo che ci circonda. Grazie Piero, è chiarissimo come sempre. Ci vedremo tra poco alla fine del film. Bene, abbiamo visto delle immagini stupende, veramente straordinarie, che ci mostrano qual è il segreto della ricchezza della vita, la sua diversità, la biodiversità. Grazie a Francescato, tu che sei presidente del WWF, cosa fa il WWF per salvare questa diversità della vita? Ecco, guarda, dicevi bene tu prima, la biodiversità è un bene prezioso ma estremamente fragile. Basti pensare che ogni giorno perdiamo qualcosa come un centinaio di specie. E se andiamo avanti di questo passo, nel 2000 avremo perso un quinto di tutte le specie viventi. Un vero dramma. Cosa fa il WWF per impedire questo dramma, almeno rallentarlo? Il nostro motto è fatti, non parole. Quindi il WWF internazionale, che conta 5 milioni di sostenitori in tutto il mondo ed è presente con centinaia di progetti in 54 paesi, si sta concentrando sulle zone dove questa biodiversità è più ricca, per esempio le foreste amazzoniche, le barriere coralline, le grandi praterie dell'Argentina. Naturalmente non dimentica le specie in via d'estinzione, dalla tigre al panda, che poi è il nostro simbolo, agli orsi bianchi. Dal canto suo, il WWF Italia si può dire che ha collezionato ben 62 aree protette, le nostre oasi, dove la biodiversità è tutelata e protetta proprio come dei gioielli messi in un forziere. E poi naturalmente ci occupiamo anche degli animali, non soltanto i grandi animali, l'orso, il lupo, ma anche quelli piccoli, per esempio le farfalle, perché appunto la biodiversità è come un grande mosaico fatto di tanti tasselli, alcuni apparentemente minori, ma attenzione, anche se ne sparisce uno, anche piccolo, anche minimo, in realtà tutto l'insieme viene impoverito. Tra l'altro non dobbiamo dimenticare che noi stessi facciamo parte della natura, di questa diversità, e che in fondo siamo parenti di tutti gli animali che abbiamo visto, delle piante, abbiamo geni in comune persino con i batteri, quindi dobbiamo trattare un po' meglio questa nostra grande famiglia. Sicuro, perché poi la responsabilità non è soltanto dei governi e degli scienziati, la responsabilità è di ognuno di noi e quindi veramente il futuro del pianeta è nelle mani nostre.